Ciao, oggi guardiamo questo, è un segaccio tascabile, la marca è Fiskars, l'ho preso presso un brico, il costo attorno ai 10-12 euro, è comodo, spingendo questo si apre. Abbastanza leggero, l'impugnatura è buona, ricoperta di gomma, bella presa, si può vedere i denti parecchio taglienti, taglia tirando, quindi tirando morde, la lama non flette granché, pur essendo abbastanza flessibile, ma non dà fastidio tagliando. È circa 1,5 mm, credo, di spessore, acciaio. Facciamo una piccola prova, ma adesso qui. Come si vede, taglio avviene quando si tira, la lama non si impunta, io adesso la sto tenendo male il pezzo di legno, quindi vediamo se così. Cosa da non fare perché essendo vicino al corpo è abbastanza pericoloso, comunque taglia bene. La lama è satinata, non è tirata a lucido. Ecco, questo forse ogni tanto, cioè quando il pezzo di legno è abbastanza largo, può causare qualche piccolo attrito, però d'altronde così la lama non si impasta sul legno fresco. Questo è legno già secco di un po', quindi comunque direi che fa il suo lavoro. Come si può vedere, bisogna fare magari attenzione quando il taglio è già un po' avanzato, di fare in modo che il legno non chiuda in questo modo, perché se chiude la lama rimane bloccata, quindi bisogna cercare di tenere il taglio aperto così, quindi appoggiandolo da qualche parte, bloccando questa parte e facendo leva con questa, abbassandola, di maniera che la lama possa scorrere bene all'interno del taglio e non si blocchi. Il taglio è bello, è netto. Questo è un legnetto abbastanza dolce, insomma, però è già secco, quindi fa il suo dovere, sia sul legno secco sia sul legno fresco. Ci ho tagliato già più o meno dei legni di questo diametro, quindi è comodo. Io abbiamo aggiunto questo nastro che può essere utile per tenere pochino più, insomma, in modo che non scappi la buona impugnatura. Questo
piccoli lavori, per va bene, insomma. La lama si ripiega. Chiuso, non ha un ingombro particolarmente eventualmente un pochino di lubrificazione qui, ma proprio appena appena, non serve neanche volendo. La chiusura è sicura, è semplice anche l'apertura. Direi un buon acquisto, si può tenere nello zaino. Il peso, purtroppo non ho una bilancina, penso 120-130 grammi. Ok.